Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Sarebbe pronta da parte del governo, per mezzo del Consiglio dei Ministri, una bozza per il nuovo decreto legge che verrà poi, assieme agli altri, approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato, come dice la legge. Ma la ministra Bellanova dice, attenzione, che i testi in circolazione sono solo delle bozze. Dice, sto ricevendo numerosissime chiamate da parte di associazioni, cittadini e amministratori per chiarimenti in merito ai testi del DPCM e il decreto legge fatto nel Consiglio dei Ministri, fatto circolare che, è bene dirlo con chiarezza, sono solamente bozze. E lei lo scrive utilizzando i caratteri maiuscoli. Lo scrive su Facebook la ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, che è anche capodelegazione al governo di Italia Viva. E poi dice per osservare che con i miei uffici anche in queste ore siamo al lavoro per formulare le migliori proposte utili alla stesura di un decreto legge in Consiglio dei Ministri che sia definitivo e ufficiale. Quindi oggi sabato probabilmente il decreto poi sarà pronto, io credo nella domenica pomeriggio. Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, chiede di lavorare alcune ore su questa bozza. Dice, testuali parole, ho chiesto al presidente Conte e al ministro Speranza, in una logica di leale collaborazione, di poter lavorare ancora alcune ore per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise. Quindi il presidente dell'Emilia-Romagna a proposito della bozza sul decreto. Dice, abbiamo ricevuto solo 3 ore fa dal Ministero la bozza dei due nuovi DPCM, che sono dei decreti legge del Consiglio dei Ministri, con le misure ulteriormente più forti, dice, aggiunge Bonaccini, secondo cui alcune parti del provvedimento possono risultare di dubbia interpretazione e domani di difficile applicazione, ben comprendendo che queste nuove direttive sono dettate da indicazioni imprescindibili del Comitato Tecnico Scientifico e condividendo l'obiettivo generale del decreto, si legge nella nota del Presidente dell'Emilia Romagna, riteniamo necessario per poter meglio valutare la coerenza dei provvedimenti che impattano peraltro in modo disomogeneo sul nostro territorio regionale, ma adesso vediamo di che cosa si tratta questo decreto, legge. L'ingresso e l'uscita in Lombardia e in alcune province di Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte sarà consentito solo per motivi gravi e indifferibili di lavoro o di famiglia. Lo prevede il decreto che sarà emanato nelle prossime ore dal governo per fermare, quello che sta succedendo. Secondo la bozza del decreto, le restrizioni dovrebbero restare in vigore almeno fino al 3 di aprile. E le province interessate sono Parma, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia, Modena, Pesaro, Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria e Asti. In totale queste misure interesserebbero oltre un quarto della popolazione italiana. Scuole, palestre e musei chiusi fino al 3 aprile. Nella bozza del provvedimento viene stabilita una zona di sicurezza dove sono previste limitazioni strettissime, in particolare chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sospensione delle attività sciistiche ed eventi pubblici. Chiusi anche musei, palestre, piscine, teatri, centri sociali e culturali. Previsto uno stop ai concorsi pubblici ad esclusione di quelli per il personale sanitario e di quelli telematici. Norme su bar e ristoranti. Bar e ristoranti possono restare aperti ma dovranno mantenere l'obbligo di distanza di 1 metro, altrimenti l'attività sarà sospesa. Spostamenti interni solo se indifferibili. Nella bozza del decreto c'è anche un invito a limitare la mobilità interna alle zone di sicurezza. Evitare in modo assoluto, si legge, ogni spostamento all'interno dei territori, salvo che per spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza. E chi manifesta una sintomatologia respiratoria,
con temperature superiori ai 37,5 gradi, si raccomanda fortemente di rimanere a casa e contattare il proprio medico, limitando da subito tutti i contatti sociali. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. Contingentare accessi a negozi e mercati. Nella bozza si legge inoltre che le attività commerciali dovranno rispettare la distanza di 1 metro per i clienti, altrimenti scatterà la sanzione. Se non riescono per motivi strutturali dovranno chiudere. Nei giorni festivi e prefestivi saranno chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nella bozza si raccomanda anche di contingentare gli accessi ai negozi, mercati, fiere per evitare assembramenti di persone. Gli accessi alle strutture sanitarie e di soccorso, dice, l'accesso a parenti e visitatori è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni. Le riunioni di lavoro dovranno essere rinviate e si dovrà privilegiare lo smart working, cioè la video riunione. I luoghi di culto potranno restare aperti purché siano in grado di garantire che non ci siano assembramenti di persone. Sono però sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Sospensione di cerimonie civili e religiose fino al 3 aprile, stando alla bozza, sono sospese. Comprese quelle funebri, dicevamo, l'apertura di chiese e luoghi di culto è condizionata alla possibilità di evitare assembramenti. Per quanto riguarda lo sport, stando alla bozza, saranno sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Nel decreto si legge anche però che resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Gli altri divieti, nelle prossime ore scatteranno altri divieti in tutta Italia. Saranno chiusi locali da ballo e discoteche, pub e sale da giochi, sale scommesse e bingo. Non si potranno organizzare feste o eventi pubblici. I ristoranti e i bar dovranno mantenere 1 metro di distanza. Beh, sicuramente sono delle misure da coprifuoco, sono delle misure di estrema gravità, estrema emergenza. Vengono impiegate le forze armate e verranno dispiegate per evitare tutte le vie di accesso alla Lombardia, quindi autostrade, strade statali, strade provinciali, strade comunali, strade secondarie. Quindi ci sarà un dispiegamento delle forze armate su larga scala per delimitare il più possibile il territorio della Lombardia e delle altre zone colpite, anche perché i numeri sono assolutamente impressionanti, anche se a mio avviso il problema principale non è tanto la questione in sé, perché i decessi per questo problema, parlo di problema, voi sapete perché non si può dire altre parole, sono più o meno come una normale influenza che capita tutti gli anni, solo che questa è in più alle altre, quindi tutti i decessi sono in più delle solite che troviamo ogni inverno. E più che altro è il panico, più che altro è l'economia ferma. Attenzione, è come se fossimo sotto dei bombardamenti. Aziende, attività chiuse, diciamo che si potrebbe verificare come una situazione bellica, no? Gli effetti economici sarebbero come quelli della seconda guerra mondiale o della prima guerra mondiale. Quindi la cosa più preoccupante, a mio avviso, è l'economia dello Stato, perché chiudere tutto significa paralizzare il paese, chi non paga l'affitto, chi non prende lo stipendio, chi non compra più da mangiare. È un qualcosa di veramente improvviso e imprevedibile quello che è successo.
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.